Salve Simmers, io sono Mary Shell e oggi siamo tornati nella miniserie di The Sims 4 Nuove Stelle. Come vedete c'è la nostra Jane che sta per dire un segretuccio a Vanessa, perché sì ragazzi, oggi sono in vena di segreti, anche perché avremo tante cose da fare e sarà bellissimo, preparatevi, però vi devo aggiornare perché io con lei ho giocato e sono andata avanti e lei ha guadagnato 2 punti fama, o meglio un altro punto fama, e adesso siamo a 2. Adesso lei è una stella emergente. Le ho fatto fare un ingaggio come tipo Teletubbies e è stato divertentissimo. Poi ovviamente anche a casa ha cercato di guadagnarsi fama, ha recitato per strada e tutte queste cose, e adesso può fare tante cosine nuove perché è quasi una star a tutti gli effetti. Infatti qui dice, stella emergente, ha guadagnato altri 2 punti fama che può usare per acquistare vantaggi della fama. In aggiunta ora può firmare autografi, infatti sono andata in giro e ho firmato autografi, o scegliere di posare per le fotografie di altri sim. Un'ottima occasione per tali attività è l'incontro della celebrità con i propri ammiratori, che ora Jane può ospitare selezionando pianifica un evento sociale sul suo telefono. E infatti si può fare un nuovo evento sociale in cui ci si incontra con i fan, ed è una cosa che faremo, è bellissima, la faremo. Nel frattempo le ho già fatto firmare autografi, l'ho fatta posare per i paparazzi, insomma ragazzi ha fatto veramente tante cose, ma adesso si sta confidando con la sua amica Vanessa perché ha delle idee. A proposito, vi devo dire che ha acquistato, o non acquistato, conquistato una stravaganza che è casuale, non l'ho scelta io, è in base alle azioni del sim. Avendo usato tanto il cellulare, adesso lei ha il numero pubblico. Purtroppo è successo questo, che il suo numero è diventato pubblico e adesso riceve messaggi dai fan un po' a tutte le ore, alcuni carini, altri molto meno carini, e è il delirio, perché ovviamente a volte è felice, a volte la fanno sclerare, e sì, questa è la sua prima stravaganza, poi ce ne saranno altre 3 tra tutte queste, e in più abbiamo un altro punto abilità. Prima avevamo solo visibile, cioè ogni cosa che fa la rende famosa, diciamo, le aumenta la fama, mentre adesso creare una rete di contatti è l'altra abilità, cioè può parlare più facilmente con i sim famosi. Guardate qua, stiamo andando avanti benissimo. Ma lei cosa sta dicendo a Vanessa? Le sta dicendo 2 cose. La prima è che ha un ingaggio super importante. Stavolta si tratta di un film. Ve lo devo leggere, ragazzi. È ZBB, l'alba dell'apocalisse. Tutto è cominciato da pochi piccoli insetti che poi sono cresciuti e si sono moltiplicati ben presto, fagocitando enormi risorse, si sono sparsi in tutto il mondo prima ancora di capire che stesse succedendo. Le nazioni del mondo sono state travolte e le loro infrastrutture sono crollate a pezzi. Ora piccoli gruppi di eroi lottano per ricostruire la civiltà, combattendo coloro che invece accettano e alimentano il caos. Praticamente lei dovrà essere l'eroina di una serie, se ho ben capito, ed è bellissimo. E quindi le sta dicendo che ha questo ingaggio importantissimo, ma soprattutto che vuole sfruttare questo ingaggio per cogliere la scusa ed invitare a casa sua il regista. Il regista che si chiama Justin Hill, ed è bellissimo, ma che lei sa, cioè lei immagina che lui sappia qualcosa. Ovviamente lei le sta dicendo, sì, è una buonissima idea, hai ragione. Quindi adesso manderemo via lei e lei inviterà Justin qua a casa e faremo delle prove di recitazione, perché sapete che Justin, essendo un regista, può aiutarla. Quindi lei dirà a lui, guarda, ho bisogno del tuo aiuto per imparare la parte, perché è una parte molto importante, eccola qua, una parte veramente veramente molto importante in un film, e ho bisogno del tuo aiuto. Intanto se l'ha solo risa, guardate lei come ride, chiedile di andare via perché ora deve rimanere sola con Justin. Lei ovviamente dice, sì vai, mi raccomando, sono emozionata per te, ciao ciao.
Intanto abbiamo ricevuto qualcosa dal nostro studio. Lo studio ha espresso commenti positivi sulla tua interpretazione in quello spot pubblicitario. Perfetto, siamo contentissimi e direi di chiamare Justin. Perfetto, lo sta invitando a venire da lei e adesso non resta che aspettare che arrivi. Arriverà molto presto, perfetto. Perfetto, lei è super emozionata ovviamente. Vai sotto il portico, fai la bella statuina, eccolo qua, Justin. Ovviamente lei ne approfitta, ha aumentato un po' l'amicizia con lui, però deve conquistarsi ancora la sua fiducia. E quindi entrano in casa. Adesso lei gli deve spiegare che comunque ha una parte importantissima in un film d'azione. Ragazzi, niente meno che in un film d'azione. E infatti spettegola, diglielo, e adesso fate delle prove di recitazione. Ora lui non è un attore in realtà, è un regista, però comunque ha deciso di aiutarla, comunque per gentilezza, per amicizia, anche se si conoscono da poco, come sapete, però è gentile. Intanto Vanessa è curiosa, ma Vanessa lasciaci in pace. Ok, hanno deciso di mettersi fuori per provare la scena e giustamente così magari li vede anche la gente, vedete? È più bello. Ok, si esercitano e lei ripassa un po' la parte. Lui gli sta dicendo, guarda, devi fare così. Immaginatevi che lui, essendo un regista, gli sta già dicendo cosa fare. Lei si esercita e dice sì, ok. Guardate come si impegna. Adesso lui gli ha detto, senti, proviamo una scena vera e propria, proviamo una scena dell'orrore, visto che devi fare un film d'azione. Partiamo con una scena dell'orrore. Ma questa è una scena d'amore, ragazzi, come? Una scena dell'orrore parte così? Davvero? Ma come? Ragazzi, ma non è dell'orrore questa scena? Ah no, forse sì. Cioè, questa era la scena dell'... Oddio! Sembrava una scena romantica, invece ha fatto la vampira. Bellissimo. Oddio, e lei è tipo... scarica di adrenalina orroristica al cuore qua. L'interpretazione degli attori è stata davvero spettrale. Il cuore di Jane batte all'impazzata. E batte all'impazzata perché lui è carino. Proviamo una scena romantica. Guardate gli occhi di lui, lui la guarda. Ok, preparatevi. Lui è emozionato. Che carini. Ovviamente stanno recitando, però ok, lui è abbastanza felice, devo dire. Grazie mille, reciterò benissimo, ti ringrazio, è stato davvero bello ripassare le scene con te. E lui è di nulla, figurati. Però intanto sembra abbastanza preso. E siccome è sera, adesso le propone di andare a fare un giretto, cioè di andare a mangiare fuori, perché comunque dice, sai, è sera, facciamoci una mangiata. E ragazzi, c'è davvero un bel posticino in cui andare. Ovviamente è una cenetta in amicizia, sono solo amici, non c'è nessuna barra romantica, ma intanto lei sta conquistando la sua fiducia. Hanno recitato assieme, sono dati anche un bacio di scena e lui sembrava particolarmente contento, quindi bello. E adesso vi faccio vedere una cosa bellissima, perché io ho arredato tutta Newcrest, ovviamente non io, nel senso, ho preso le cose dalla galleria, poi qualcosa farò anch'io, ma intanto volevo avere tutto pronto. E quindi le cose che vedete per adesso sono tutte della galleria, poi aggiungerò cose mie. Ma intanto qui abbiamo la città dello shopping, qui abbiamo un ristorante abbastanza romantico, qui abbiamo una clinica veterinaria e vi dico già che sto pensando se prendere un animaletto alla nostra Jane, ditemi anche voi nei commenti. Abbiamo due case di super lusso, abbiamo una discoteca per VIP. Abbiamo altre due case, una qui, sempre per VIP, un caffè per VIP, una discoteca un po' per tutti, ma soprattutto per le celebrità. Diciamo che è un quartiere per celebrità questo.
una super piscina molto molto bella, un'altra casetta un po' più modesta, un'altra casa e qui c'è un'attrice a due stelline con cui voglio far fare amicizia a Jane. Qui abbiamo un parco dove andare a pattinare e qui abbiamo un pianeta tipo Carapop, karaoke e coffee bar, bellissimo. Io quasi quasi non punterei subito sul ristorante perché è molto romantico. Magari, in effetti, pensandoci, volevo andare qui, però punterei su un caffè. Mangiamoci una cosa semplice. Magari il pianeta Carapop non mi dispiace, perché ci mangiamo qualcosa e possiamo anche cantare assieme. Quindi andiamo. Così è una cosa più informale, anche perché altrimenti diventa una cosa troppo romantica e loro sono solo amici. Non sappiamo se poi accadrà qualcosa tra di loro. Non lo sappiamo. E non sappiamo nemmeno cosa lui sa. Per adesso lui non si sbottona. Ok, ah, c'è freddo tra l'altro qui. C'è freddino, guardate come sono vestiti. Ma direi di entrare qua. A me piace un sacco lei col cappellino. Guardatela, bellissima. Però magari mettiamoci qualcosa di più comodo e di più elegante. Eccola qua, guardate, ha un sacco di fame. Direi di entrare e guardate qui com'è. Allora, l'ho scaricato dalla galleria, un po' come tutto, però è bellissimo. Qui abbiamo il karaoke, bellissimo. Abbiamo i tavolini, guardate, bellissimo. I tavolini e qui possiamo mangiare qualcosa. C'è già qualcuno che inizia a cantare. Adoro questa... Oddio, canta benissimo. Akira canta benissimo, complimenti. Firma, autografo, avanti. Che ne dite? E intanto è arrivato il barista. Ok, ecco qua. Vuole un autografo? Eccolo qui. Come no? No! Ma come? Prima ci parla e tutto quanto e poi... Non è un'ammiratrice, forse ci odia, oddio. Non ci posso credere. Non ha voluto il nostro autografo. Comunque, ordina cibo da asporto, no, da consumare sul posto. Pane o cioccolato? Ovviamente iniziamo a fare un po' i raffinati. Siamo delle celebrità. Fanno un cioccolato. Grazie. E andiamo. Ecco lui che si è preso un libro. E si va a mettere comodo. Guardate qui chi c'è. Un sacco di gente. E lei, questa signorina qui, secondo me sta spettegolando male di Jane. Ovviamente la gente è invidiosa. Sediamoci qua assieme. Eh sì. Eccoli qui. Chiacchierano, si rilassano, lui legge, ma intanto direi di parlare un pochettino. Vai a caccia di complimenti, lei vuole sempre i complimenti, però vuole anche indagare un pochettino adesso, perché pensa, ok, un po' la fiducia l'ho conquistata. Cerchiamo un attimo di vedere cosa sa. Conversazione profonda, vediamo. Lui è zitto, però devo dire che la guarda con gli occhioni. Questa cosa mi piace molto. Guardateli qui. Oh, lui è lusingato. E intanto lei dice, ma per caso hai niente da dirmi di nuovo, sai, su quel discorso che ti ho detto? E lui, no, guarda, assolutamente niente. So che sono molto famosi loro. E lui sta parlando dei genitori di Jane, no? So che sono molto famosi, ma non so niente di specifico. Lei mangia e pensa, caspita, dovrò lavorare di più per conquistare la sua fiducia. Lui proprio non dice niente, mannaggia, non dice niente, ragazzi. Non si sbottona. Oddio, stanno cantando. Oddio, chi è? Vanessa! Ti adoro, Vanessa, guardatela. È arrivata anche una celebrità più famosa di noi, probabilmente. Figure di serie B, eh sì. Però io adesso direi che, visto che Vanessa ci ha aperto la strada, grazie Vanessa, per il karaoke, andiamo insieme. Canta una gara per karaoke, canta in duetto. No, canta in duetto, country, pop, pop, dai, pop. Vieni Justin, con Justin ovviamente. Andiamo. Ok, siamo pronti? Vediamo come se la cavano, lui è preoccupato perché secondo me non sa cantare. Lei un pochino ha imparato, vediamo. Upon the floor,
Bravissima! Sentitela! E li stanno guardando! Bravissima! Bravissima, guardate qua! Oddio, lui è stonatissimo! Ma lei no! Lei inizia a essere brava! Bravissimi! A parte lui! No vabbè, dai, stanno facendo una super bella figura! Super bella figura! Magari potremmo pubblicare una foto, anzi una stories, su Instagram in cui descriviamo quello che è successo. Anche perché dobbiamo mantenere alta la fama, quindi iniziamo a scrivere su Instagram tutto quello che sta succedendo. Vedete, lei si fa le foto e poi magari controlliamo il diario dei social media. Guardate com'è concentrata, è felicissima e poi ha cantato benissimo. Esecuzione perfetta! Brava, sei stata veramente brava. E direi che firmiamo anche qualche autografo. Questa signorina ci sta guardando in un modo abbastanza interessante, come dire, ehi, Sì, penso proprio che voglia un autografo questa. Signorina, voleva un autografo, guardate, sì, lo voleva. Guardate qua. Oh, anche loro lo vogliono l'autografo. Firmiamo autografi a tutto spiano, avanti. Anche a lei, firma autografo, avanti. A tutte le fan. Oppalala. Un altro autografo? Sì, e adesso è ora di tornare a casa. Direi di ringraziare anche Vanessa per chi ci ha fatto compagnia, ci ha aperto la strada, ci ha seguite, ci ha aiutato. Avanti, grazie Vanessa! Però non abbiamo scoperto niente, mannaggia. Che ne dite? Iniziamo un piccolo flirt. Intanto lei dà consigli, forza andiamo noi. Ti ringrazio davvero tanto, è stato bellissimo oggi, gli ha fatto proprio un complimento romantico e lui ha accettato. Oh, proviamo anche un piccolissimo flirt, ma diciamo in amicizia comunque, romantico, facciamo flirta, però una cosa amichevole, tipo sei stato dolcissimo, lui contento, come vedete non c'è ancora la barra romantica e visto che abbiamo salutato tutti, torniamo a casa perché abbiamo l'ingaggio molto molto presto. Ragazzi, non vedo l'ora di vederla in azione nell'ingaggio. Purtroppo non abbiamo scoperto niente, ma stiamo conquistando la sua fiducia. Ok ragazzi, ho aspettato un paio di giorni e stiamo per andare all'ingaggio. Lei intanto ha pubblicato qualcosa sui social media e adesso deve fare una doccia. È un po' stanca, poverina, canta sotto la doccia, però è felice perché tra poco andremo a recitare in un film d'azione, quindi comunque non vede l'ora, e però ci facciamo una bella colazione rinvigorente, tanto dobbiamo partire alle 9, ho sviluppato l'abilità di forma fisica, di chitarra, mi sono esercitata nelle scene d'azione, e adesso facciamo, serve colazione, uova strapazzate con pancetta, macedonia di frutta, uova e toast, ha bisogno di qualcosa di energico. E direi di utilizzare un attimino la visuale in prima persona per vederla cucinare. Che è troppo bella. Tanto so già che si metterà a mangiare fuori. Dai che hai super fame, non bruciare tutto, mi raccomando, eh. No, attenzione. No, ragazzi, no, dai, ce la puoi fare. Oh no, verrà una cosa terribile. Oh caspita, la vedo malissimo. Sì, la vedo malissimo. Secondo me farà schifissimo. Ma, forse no. E per la prima volta va in cucina a mangiare, vediamo com'è venuto. Normale, beh dai. Pensavo scadente, visto come stava andando la situazione. Normale è già qualcosa.
Dai, che devi recitare e che ti ha aiutato Justin a recitare. Sei pronta? Intanto, nell'attesa, visto che ha fatto colazione, ci esercitiamo nello yoga, così si rilassa. Sono quasi le 9, però, quindi sono molto agitata. Ho messo il tappetino da yoga, come vedete qua, in mezzo al tappeto normale, perché comunque ci stava bene. Eccoci. Unisciti, andiamo? Andiamo. Ok, ragazzi, ci siamo, ci siamo. Siamo agli studios. Ovviamente dobbiamo andare a farci pettinare. Guardate il set, poi lo vedremo meglio. Guardate. Bellissimo. No, poi lo vedremo tutto illuminato, ma promette bene. Sono curiosa di vedere che pettinatura ci farà questa volta la truccatrice. Mi raccomando, signorina, non sbagli. Oddio. Giusto? È questo? Sì, oddio, è questa la nostra pettinatura. Non ci credo, guardatela. È assurda. Oh, sempre bionda la fanno, tra l'altro, lei. Allora, mettiti il costume. Adesso voglio vedere qual è il costume, però. Oh, caspiterina, non ci posso credere, ma guardatela. Non è molto contenta, eh? Ma d'altronde non si deve lamentare perché questo alla fine è un film, quindi non è il solito ingaggio tipo spot pubblicitario. È una cosa molto più importante e deve recitare bene, eh? Si è esercitata con Justin e adesso deve approfittarne. Mamma mia, ragazzi! Guardatela! Mi sa che ha un ruolo ben importante, però. Sono pronta, voglio salire sul palco! Wow, come siamo conciati! Avanti! Wow! Ecco il palco illuminato! Lo adoro! Bellissimo! Allora, interpreta una scena di lotta, interpreta la scena del racconto di una storia, interpreta la scena di un abbraccio. Partiamo dalla scena di un abbraccio. Va tutto bene, raccontiamo la storia. Lei va sul palco e all'inizio va tutto bene. Partiamo con l'abbraccio. Quindi è con gli amici, siamo sul set e si abbracciano. Però chissà, magari sfocerà il litigio poi la cosa, oppure accadrà qualche guaio. Guardateli qua. Ho fatto rischioso come sempre. Oh, un bel abbraccio agli amici. Anche loro sono tipo degli eroi. Però loro sembrano quasi più dei banditi, devo dire, quasi più cattivi, eh? Intanto guardate qua i fan. Jane, ti ho dedicato un santuario. Se potessi spedirmi una ciocca dei tuoi capelli, sarebbe finalmente completo. Oddio. No, guardate, lei è tesa. Lei è tesa perché ha ricevuto questo SMS. Ma prendiamo una pozione per diventare fiduciosi. Intanto, se avete 9 stelle, vi faccio vedere che c'è. Via la stravaganza. La pozione rimuove una stravaganza dalla fama a tua scelta, da un sim celebre. La rimuove e poi ve ne troverete una nuova, insomma. E adesso qui c'è un nemico. Oh, e direi di andare a lottare contro il nemico, perché dopo averlo fatto possiamo raccontare come è accaduto. Guardate qua. Ehi, tu chi saresti? Vattene via, ragazzi, abbiamo incontrato il nemico. Eccolo qua. La scena di lotta. Poi possiamo raccontare le nostre gesta qui. Ah, come ti permetti? È andata bene la scena, è andata bene. E quindi adesso raccontiamo com'è andata. Racconta una storia. Vai qui e racconta al pubblico com'è andata la scena. Ho salvato il mondo, deve dire. Signori miei, il mondo è salvo. Guardate com'è convinta, il mondo è salvo, non ci saranno più problemi, forse. Perfetto. E quindi è il momento di cantare. Suoniamo la chitarra, meno male che gli ho fatto poco poco imparare, però forse devo farla allenare di più. Pronta? Suona la chitarra. Non so se andrà benissimo, non lo so. Sì, sta andando bene però. Signore e signori, abbiamo fatto una scena super rock e super d'azione. Bravissima! E adesso deve interpretare una scena di morte, però in realtà lei crede che sia andato tutto bene, ma forse non è così.
Forse non è così. Sta tornando a casa e dopo aver fatto tutta questa fatica, credo che lei potrebbe sentirsi male. Potrebbe sentirsi male, torna dai suoi amici, dice è andato tutto bene, però in realtà, ragazzi, ha fatto veramente tanta fatica perché ha lottato. Pronti? Sei pronta a recitare? Pronta, attenta, via. Mi sento male, caspita. No! Oh! Sì, ragazzi. È andata bene? È andata benissimo! Brava! Bravissima! Bellissimo, ragazzi, sto bellissimo. Dobbiamo assolutamente ringraziare la regista. Raccontiamole una storia incredibile. Siamo andati super bene. Siamo partiti che sembrava andare tutto bene. Abbiamo parlato con gli amici in scena. Abbiamo lottato contro il cattivo. Abbiamo cantato perché eravamo felici. E poi alla fine lei è morta sul set, per finta ovviamente, perché in realtà la lotta è andata male. Caspiterina, quanta roba! Promossa! Promossa! Abbiamo finito, Jane ha finito tutte le proprie scene. La troupe sta smobilitando, il materiale filmato viene inviato al montaggio. Vai a casa. Abbiamo guadagnato 2.825 simoleon. Manca pochissimo alla terza stella, pochissimo ragazzi, un passo e ci siamo. Intanto è stata promossa a stella di commedia televisiva. Jane è stata promossa a stella di commedia televisiva. Nuove audizioni sono ora disponibili. Vediamo quali audizioni, ma poi le sceglierò comunque io con calma, giusto per curiosità. Vediamo cosa ci compare, quali proposte. Visto che adesso è una stella, ragazzi. Oh, siamo quasi a 3 stelline. Ok. Wow, quanta roba. Dove alberga il cuore? Penso che questa sia una commedia romantica. Dignità e decoro. Wow, bellissimo. Magari potremmo fare una scena romantica. L'ultima cittadina dell'Ovest. Ok, ragazzi. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Però è felicissima adesso perché ha ricevuto la promozione. Ragazzi, cose spettacolari accadranno in questa serie. Vi ricordo che la serie finirà quando lei arriverà al massimo della carriera, cioè non della carriera, ma delle stelline. Delle stelline. Eh sì, però non preoccupatevi perché se sarete molto affezionati al personaggio, se vedo che proprio vi siete affezionati troppo, potremo andare avanti comunque con Jane. Allora, con Jane e anche con gli altri. Comunque, ci fermiamo qua. Mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!